Ciao ragazzi, benvenuti al primo video dedicato al Motorola Moto G. Sono molto emozionato poiché questo è anche il video d'esordio di questa mia avventura nel mondo della tecnologia ed è anche il mio primo video in assoluto pubblicato sul web. Ho deciso di iniziare con questo device in particolare perché lo ritengo una delle poche vere novità nel mondo Android degli ultimi mesi. Perché la penso così? Lo scoprirete durante tutti i video che realizzerò sul device, cominciando subito a vedere come Motorola, la casa d'auto statunitense, ha confezionato questo modello. La scatola di vendita, come potete vedere, è decisamente minuta. È infatti possibile coprirla completamente con il palmo della mano. Il telefono è riportato in bella mostra sulla parte frontale della confezione, al di sotto del rinnovato logo del produttore, azienda assorbita da Google e già rivenduta dalla cinese Lenovo. La scatola è molto piacevole al tatto, nonostante sia realizzata in cartonato liscio, materiale comunque economico. Sul retro troviamo informazioni generali sul device, copyright ed i loghi di alcune applicazioni preinstallate. È presente il Play Store, il che significa che sono presenti tutti i servizi di Google ed è possibile accedere all'immenso catalogo di applicazioni che ha reso Android il sistema operativo più diffuso e popolare ad oggi sul mercato. Tra l'altro, Android preinstallato su questo device è già nell'ultima incarnazione rilasciata, la 442 KitKat, quindi davvero complimenti a Motorola che si adesempia anche agli altri produttori. Ok, basta dilungarsi, entriamo nel vivo dell'unboxing, andiamo a scoprirlo questo smartphone. La confezione si apre al libretto ed ecco il device, che mettiamo subito da parte per vedere cos'altro è compreso. In realtà ben poco. All'interno troviamo un semplice cavo dati USB micro USB in bianco e un paio di istruzioni rapide sul telefono e sulla rimozione della cover posteriore, nonché la garanzia. Come avrete notato, sono assenti sia gli auricolari che il caricatore da parete. Molti store online associano la confezione di vendita ad un alimentatore per la ricarica del device, mentre gli store francesi, date le severe leggi nazionali, distribuiscono la versione con caricatore e cuffietto originali in bundle, tra l'altro di bassissima qualità, ma niente cavo USB micro USB. La versione in prova proviene da Amazon.it, che allega alla confezione un caricatore da parete in nero da 0,5 mAh. Bene, riposizioniamo tutto nella scatolina, la chiudiamo e veniamo alla vera star del nostro video. Eccolo qui, il Motorola Moto G in nero, color predefinito. Non sarà possibile infatti acquistarlo in altre colorazioni. Ma vediamone le caratteristiche fisiche. Il device ha un'altezza di circa 13 cm ed è largo 6,6 cm. Ha uno spessore variabile che va da circa 6 mm nella parte dei bordi al centimetro della parte centrale più panciuta. Il frontale del dispositivo è completamente ricoperto da un bellissimo pannello in vetro, un Gorilla Glass 3, come pochissimi device ad oggi sul mercato, che racchiude un display da 4,5 pollici LCD IPS che può vantare una risoluzione HD di 1280x720 pixel. Non è presente alcun tasto frontale, infatti la navigazione è affidata alla soluzione tasti a schermo, come ad esempio nella gamma Nexus di Google. In alto, sulla sinistra, è posizionata una fotocamera da 1,3 megapixel che permette di riprendere in HD e 720p. Vi è poi un LED di stato bianco che notifica solamente chiamate e messaggi. Chiaramente è possibile scaricare applicazioni come Lightflow dallo store che permettono di ampliare le possibilità. Abbiamo quindi la capsula regolare e sulla destra i sensori di luminosità e prossimità, il primo per regolare automaticamente la luminosità del display in base all'illuminazione ambientale ed il secondo per spegnere automaticamente il display durante le telefonate. Nel retro del device si trova lo speaker principale, una fotocamera da 5 megapixel che scatta foto anche con HDR e che registra video in HD 720p a 30 frame per secondo. Poi abbiamo un potente LED flash e un incavo molto particolare, che è anche l'unico punto di tutta la scocca che contiene un logo, quello della M alata. Questo incavo è posizionato nella zona in cui tipicamente si fa posizionare l'indice durante l'utilizzo dello smartphone, sia in chiamata che in modalità portrait, e che aiuta la presa. Per quanto riguarda i bordi, nella parte superiore abbiamo il jack da 3,5 standard per le cuffiette ed il secondo microfono utilizzato per la soppressione dei rumori di fondo durante le telefonate e per la cattura durante i video. Il lato sinistro completamente pulito. Sul fondo troviamo l'ingresso per la micro USB 2.0 ed il forellino per il microfono principale, quello utilizzato durante le telefonate. Sul lato destro abbiamo gli unici tasti di tutto il device, il tasto accensione e spegnimento standby ed il bilanciere del volume. Entrambi sono un pochino ballerini, ma hanno un'ottima risposta e danno un ottimo feedback alla pressione. Il peso del device è di circa 143 grammi, che sulla carta possono sembrare tanti, ma che in realtà, data l'ottima costruzione del device stesso, restituiscono un senso di stabilità e compattezza. Il telefono infatti è decisamente ben bilanciato e complici materiali si tiene comodamente in mano. Materiali che, ad eccezione del vetro anteriore, sono plastici, di buona fattura e danno l'idea di essere resistenti. Il retro purtroppo mantiene le ditate, complice la finitura gommata che ha questo difetto, soprattutto nella colorazione nera. Ma entriamo nel cuore del device. Proviamo a rimuovere la cover posteriore. Il trucco è capovolgere il device, inserire il pollice nell'incavo e fare pressione. La cover nera è abbastanza flessibile, ma allo stesso tempo dà l'idea di essere resistente. Mettiamola da parte e veniamo al telefono.
Questo smartphone è in versione 8 GB, esiste anche la versione da 16 GB, ma la memoria in entrambi i casi non è espandibile. Non è presente nessuno slot per inserire memoria microSD, è assente l'NFC e la batteria da 2070 mAh, come ben descritto, non è rimovibile dall'utente. Ad eccezione di queste scelte progettuali o mancanze, il device ha 1 GB di RAM, ha un SoC Qualcomm Snapdragon 400 con 4 core da 1,2 GHz Cortex A7, accoppiato con una GPU Adreno 305. Per quanto riguarda la connettività, troviamo il Bluetooth 4.0 LE, il Wi-Fi N monobanda e vi è un modulo HSPA a 21 megabit per secondo, e quindi assente l'LTE. È presente il GPS assistito ed anche il GLONASS. Non mancano accelerometro e bussola digitale, mentre manca l'appello e il giroscopio. È invece presente la radio FM con RDS. Infine, il telefono per funzionare richiede il microSIM. Per quanto riguarda la panoramica generale, è tutto. Si è parlato di cover posteriori rimovibili. Perché? Ho una sorpresa per voi. Eccola qui, una shell per Moto G. Che cos'è? Essenzialmente è l'equivalente della cover posteriore. Ne esistono di diversi tipi. Il modello classico, identico a quella nera, vi sono poi le flip shell che sfruttano l'hall sensor e che permettono di far accendere e spegnere il display quando aperte o chiuse. Vi sono poi le grip shell che vanno a coprire anche i bordi del device, andando a migliorare il grip, appunto, e aumentandone le protezioni agli urti. Vediamo il contenuto della scatola. All'interno, altre istruzioni che ci dicono come installare la nuova cover. I materiali utilizzati per questa shell sono gli stessi di quella originale, con la sola differenza del colore e della sensazione di resistere meglio alle ditate, probabilmente questione di trattamento del colore. Colore che può variare tra rosso, giallo, turchese, nero, bianco e c'è anche il viola. La shell calza a pennello e quando richiusa il device è ben saldo e non scricchiola. Questo perché, come si può vedere, la cover presenta vari dentini che permettono di tenerla ben ferma. Riponiamo la vecchia custodia ed un'ultima chicca. Ho qui una custodia in pelle della casa Mumbi, vera pelle con strappo. Ve la consiglio poiché il device vi calza alla perfezione. Ok, credo di aver illustrato tutte le caratteristiche del dispositivo, perciò vi saluto e vi do appuntamento alla prossima prova che vi anticipo riguarderà il primo avvio, la configurazione iniziale ed una panoramica su tutte le applicazioni che Motorola preinstalla su questo Moto G. Se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Noi ci sentiamo sul blog e sulla community. I link sono presenti nella descrizione. Ciao!